Mi chiamo Matteo Carboni e sono il creator più veloce del mondo. Per tutti sono un normale studente alberghiero, ma l'anno scorso, in segreto, ho creato un canale YouTube per parlare delle mie passioni e combattere l'ignoranza sul mondo del cinema. Il mio canale si sta espandendo e spero ancora di intrattenere le persone facendo quello che mi piace fare. Io sono la Macarbo. Oggi ragazzi, vlog della premiere Assassino a Venezia. Ragazzi, siamo nelle catacombe del cinema Vittoria. Dicevi Emma? Dicevi dove? Dov'è l'Emma? Emma? Non c'è solo, raga, non c'è voglia di camminare. Io sono l'assassino, c'è anche scritto. Esatto, fatti vedere. Guarda qua. Sono io, vabbè, lo sto scritto al contrario. Esatto. Appena piovuto. Esatto. Per rimanere in tema. Quindi top. E niente, io ho visto tutta la trilogia di Assassino dei film di Poirot, loro invece no. Quindi è il loro primo film di Hercule Poirot. E a me piacciono un botto i film di Assassino, bla 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 bla. E anche io li adoro. Sono bello bello carico. Gasata. Dai. E nada, siamo qua già dentro al cinema perché ci sono stati dei cambi di programma. Andiamo. Assassino Venezia, eccolo. Il bro. Ho paura. Il bro puro. Tanta 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 ta. Turismo. Ragazzi, andate a vedere vlog e recensione qua sul canale che vi compreranno qua nelle schede. Astro City mi ispira un botto. Anche me, non lo vedo. Sono io l'assassino, ecco. Oddio, ecco, lei ha vinto tutto. La bro ha vinto tutto. Cioè, ma questo spaziettino qua, top. Ragazzi, guardate qua il Poirot. Veramente cocktail analcolico a tema, pazzesco. Adesso lei mi ha fatto venire la voglia di ogni premiere prendere il cocktail a tema, anche se non c'hanno il sottobicchiere. Io di solito prendo quello alcolico. Ma avendomi tolto il dente del giudizio non posso più. Allora, dolce. Dolce. Mo sentiremo, raga. Reaction. Vai. Fa schifo? No, è dolcissimo. Davvero? È buono, però è dolcissimo. Ok, comunque io prendevo sempre quello analcolico perché davano il sottobicchiere. Da quando non lo danno più, io non l'ho più preso. Però adesso mi ha fatto venire voglia di prenderlo sempre. Grazie. Olè, finalmente ho un po' di riposo dopo tutti questi anni di investigazioni. Un po' di riposo per questo detective ormai in pensione. Olè. Oddio. Cosa mi dico? C'è stato un omicidio. Porca di quella puttana. Ragazzi, ambiente spettacolare, cioè assurdo. Hot dog tattico di Matteo Carboni. Ragazzi, video in sala, voto le aspettative per questo film. Oh, allora, il trailer mi ha un po' gasata, quindi do un bel 7,5. Io ragazzi 8 perché... Ma quante aspettative questo film? Non lo so, 7 meno. Ci sta, io 8 perché ho visto gli altri due film e mi sono piaciuti tantissimo. Speriamo per questo altro capitolo perché dalle prime recensioni sembra che è il migliore della saga, della trilogia, scusate. Non vedo l'ora, spero che faranno altri film su Poirot. Blocco. Buonasera a tutti e benvenuti alla premiere di Assassin's Creed. Ale. Allora, devo ammettere che le persone che si sono già messe la maschera fanno paurissima. Ma paurissima, ve lo dico. Però bellissima. Vi sono piaciuti i gadget? Sì! Allora, vi chiederò una cortesia oggi per la prima volta. Noi oggi pomeriggio, come di solito riusciamo a fare, non abbiamo visto il film. Quindi, quando uscirete dalla sala e ci racconterete quanto vi è piaciuto, quanto non vi è piaciuto il film, vi prego, non diteci più di questo, perché okay, abbiamo fatto in tempo questa volta, va bene? È un patto? Va bene! Grazie!
Allora, come sapete, di fianco, lì dove ci dovrebbe essere la vostra bibita, voi avete trovato un bicchiere con all'interno una scheda di valutazione. Una scheda di valutazione che noi vi chiederemo di compilare e di riconsegnarci a fine film, perché così vi regaleremo il biglietto premiere che è con l'immagine della locandina più bella che abbiano fatto per questo film. Quindi, secondo me la volete. La vedete tutti? No. Perfettamente, no. Immagino. Esatto. In 4K. In 4K. Perfetto. Allora ragazzi, come sapete, adesso andiamo da lassù in alto a fare una foto meravigliosa, dove vi chiederemo di indossare ovviamente tutte le maschere per far sì di non riconoscere chi tra di voi è l'assassino. Io non lo sapevo. E io porterei una persona con me. Dai. Vediamo chi è quella persona. Dai. La fila è la fila O. Oh! Oh! Due premiere di fila! Dai! È la volta buona! È la volta buona! Dopo no. La fila è la fila O e il numero è il numero 15. Non è vero! Non è vero! Non è vero! Io! Non ho parole! No, non ci sto credendo! Dopo 2 anni e mezzo! 2 anni! No, no, è qui, sì, è 15. Bene. Io assolutamente, io non ci sto ancora credendo. Emi, guarda questo vlog, guarda dove sto andando. Dove sei? Emi. Cioè, alla fine eri tu che portavi sfortuna. Diciamo. Esatto, cioè, ma veramente, andiamo, mio Dio. No, non ci credo. Dove stiamo andando? Andiamo in cabina. Occhio là. Oddio. It. Ma chi entra qua? Lo facciamo apposta per spaventare chi prova ad entrare qui dentro. Di solito dice la suora. Ah, sì, me l'aveva detto la Serena. È così. Ma qua non devi stare. Ma qua è magico. Madonna. Ci credo. No, non ho parole. Lama, non ho neanche chiedere il nome. Lama e Jessica salgono in cabina di proiezione. Sì, prendere intanto le vostre maschere, alzarvi in piedi e rivolgimi verso la finestrella che trovate qui in alto. Raga, c'è Matteo su. No, vabbè, ma faccio il video. Raga, cazzo. Mi raccomando, sì, sì. Tutti con le maschere. Vai dritto. Vai dritto, amore mio. No, vabbè. Ma... Ciao. Non ce la faccio. Quindi qua dove viene tutta la magia? È qua. Madonna. No, vabbè. Mio Dio, c'ho il cuore a mille. Allora, adesso ti faccio un video mentre vai tu a salutare tutti e fai tu il video qua. Oddio, questa è la sala? Non ci credo, veramente, non ci credo. No, vabbè, ma ragazzi. Ecco. No, vabbè, raga, sono sconvolta. E dopo questo possiamo dopo vedere questo abbiamo fatto una figura di me. Ah, mia, io mentre voi urlavate ero così. Non li conosco. Niente, raga, ora aspettiamo che Matteo scenda. Le vostre, ciao. E si ritorna giù dopo pochissimi secondi, però. Mamma mia. Mamma mia. Guarda che meraviglia. Dove tutti i nostri film da dove vengono tutto. Quella è la postazione del nostro proiezionista. Lì è dove una volta si montavano i film. Madonna. Quanto bello. Troppo bello. Queste sono tutte le bobine dove andavi ad incastrare la pellicola. Molto bello.
Troppo bella. Io da piccolino, prima volta che sono andato al cinema a 6 anni, guardo indietro la luce e dicevo: ma cosa c'era dietro? E finalmente, dopo 11 anni, scopro cosa c'è dietro. Cioè, guardate qua, tutti i poster di film. Assurdi. Un casino bellissimo. Ciao. Mamma mia. Anche qua? Anche qua, bellissimo. Mamma mia. Io me lo sentivo, dopo Gran Turismo ho detto: ecco, ci siamo. E la siamo troppo vicini. Finalmente. Oddio. No, ma sei morta. Adesso vado in sala e mi godo il film. Il ritorno. Giorno da mettere sul calendario. Madonna mia. Com'è stato? Domani stasera a scuola. Raga, prossima volta noi. Raga, morti. Ragazze, opinioni, no spoiler su questo film. Bello, ma scontato. Troppo scontato. Io ho preso paura. Cioè, ho fatto più paura questo che The Nun. Esatto, cioè, veramente tinte horror, ma belle pese. Niente, raga, volevo prendere e provare, ma non ho 50 centesimi. Quindi adesso stoppo il video e dico: no. Cioè, sì. E niente, comunque, boh, carino, ma niente di che. Sì, gli altri due della trilogia sono più belli. Fidatevi. Ve li farò vedere un giorno. Quindi, ragazzi, qui dal cinema è tutto. Se vi è piaciuto questo vlog, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per avere sempre il prossimo video. Ci vediamo al prossimo video. Questo è il vlog. Ciao!